Salve a tutti e benvenuti a un nuovo tutorial dedicato al mondo Macintosh. Allora, come avevo accennato la volta scorsa, questo eh, nuovo filmato è dedicato all'installazione pulita del nuovo sistema operativo di casa Apple, ovvero AXR. Come tutti sappiamo, è stata da poco rilasciata questa nuova versione del sistema operativo, la cui eh, novità principale dovrebbe essere l'introduzione eh, eh, anche su Mac del file system proprietario di casa Apple, ovvero la PFS. Allora, prima di tutto vi invito, se non l'avete già fatto, a visionare il mio precedente filmato, vale a dire quello in cui eh, ricordavo le due cose principali da fare prima di effettuare l'upgrade, ovvero come prepararsi a fare un upgrade senza rimpianti, diciamo così, che è il tutorial numero 142, dopodiché eh, potrete tranquillamente procedere. Allora, cosa dobbiamo fare per effettuare questa procedura di upgrade? Quella che andrò a spiegarvi, come al solito, è la procedura pulita di installazione pulita del sistema operativo, vale a dire eh, con formattazione dell'hard disk anche. Allora, la prima cosa da fare ovviamente è andare sull'app store e ovviamente andare a scaricare l'install di questo nuovo eh, sistema operativo. Niente di più facile perché come vedete ci sono banner eh, pubblicitari dappertutto, quindi dovunque voi andiate eh, vi imbatterete in una pubblicità di questo nuovo sistema operativo, quindi basta che clicchiate su uno di quelli, male che vada, semplicemente scrivete High Sierra e eh, lo trovate in un baleno. Cliccate su Download. Aspettate che il download venga effettuato, ovviamente questo dipende da quanto potente è la vostra connessione perché comunque un file di 5 giga è rotto, tenete presente che eh, ci può volere un po' di tempo per scaricarlo. Il sistema come vedete ve lo scarica direttamente nella eh, cartella delle applicazioni e eh, vedete che eh, se andate sul launchpad eh, compare già l'icona del, del nuovo sistema operativo in grigio che si sta scaricando. Non vi dice qua, come al solito, quanto tempo manca alla fine dell'operazione, ma vi fa vedere quanto è stato già scaricato. Quindi, come vedete, eh, ci sono megabyte, e gigabyte che eh, aumentano man mano fino ad arrivare a 5,17 che è il totale. Quindi avete comunque un'idea di quanto tempo manca alla fine dell'operazione. E questa è la prima cosa importante da fare. Una volta che eh, la procedura di scaricamento sarà terminata, la prima cosa da fare è andare a eh, creare la nostra penna USB avviabile con il nostro installer. Come al solito ci sono svariati modi per fare questo, alcuni più facili, altri più difficili. Allora, questa volta volevo farvi vedere la procedura da terminale. L'unica cosa che dovete fare è avere l'accortezza di avere l'installer nella cartella delle applicazioni lì dove è stato scaricato, quindi non muovetelo da lì. E eh, altra cosa, la pennetta USB che voi andrete a collegare, pennetta che tra parentesi deve essere almeno di 8 giga di dimensione, dovrà, dovrà chiamarsi install, perché quello è il nome della stringa che vi lascerò poi in descrizione. Da poter fare quindi copia e incolla senza dover cambiare una sola parola. Se brevemente vi ricordo che ci sono anche altri modi per creare queste pennette USB. I modi principali sono questi due: l'utilizzo di un software come install disk creator che vi va a individuare l'installer che avete scaricato, non dovete fare altro che andare a selezionare in questa lista la pennetta USB che avete inserito e cliccare su create installer. Alternativamente un software molto simile è questo qua Dismaker X ehm, che è stato appena rilasciato per AIX Sierra, anche questo rileva automaticamente la copia Dell'installer che avete scaricato, cliccate su Usa questa copia, cliccate 8 GB pennetta USB. Ovviamente in questo caso mi dice: Non, non riesco a trovarla perché non ce l'ho, però in quel caso non dovete fare altro che cliccare su Continua e via dicendo. Sono procedure che vi ho fatto vedere nei miei precedenti tutorial sull'installazione di Sierra. Nell'installazione del Capitan, quindi comunque non c'è niente di nuovo. Se volete dare un'occhiata più di preciso alla procedura, così come avviene con quei tool, con quei software, vi invito a dare un'occhiata ai vecchi tutorial perché bene o male la procedura è sempre quella è cambiata la versione del programma che è stata aggiornata per la nuova versione del sistema operativo ma l'interfaccia è sempre quella, la procedura è sempre quella per quanto riguarda AXR adesso, come vi dicevo, volevo concentrarmi sul terminale per una volta vediamo un po' prima di tutto andiamo a inserire la nostra penna USB da 8 giga per facilitare, chiamiamola install, così da non dover modificare il comando. A questo punto, per creare la nostra pennetta USB, non dobbiamo fare altro che usare il terminale, tanto ormai non abbiamo più paura del terminale, no? dopo le mie famose lezioni. Usiamo il terminale e andiamo a fare un semplice copia e incolla di questa stringa di comando che ovviamente vi lascio poi in descrizione. Ovviamente il nome vi ho consigliato di mettere install perché come vedete è inserito nella stringa in modo che potete fare copia e incolla senza dover cambiare nemmeno una parola. Andiamo a premere invio, ci chiede la nostra password, come al solito noi la digitiamo ma non viene niente sul, sul display, per cui non vi preoccupate, premete invio. Confermiamo premendo Y. A questo punto la procedura è partita. Alcune volte, vedete che c'è scritto 0%, 10%, 20%. Alcune volte potrebbe succedere che durante la procedura di formattazione iniziale ehm, si verifichi un errore, il che si traduce in un messaggio di errore che dice c'è stato un errore, non è possibile completare. L'operazione, eccetera, eccetera, in quel caso non vi spaventate, semplicemente chiudete il terminale, riaprite, ricopiate di nuovo il comando e fate di nuovo tutta la procedura da zero. Perché è, un, è una cosa che succede abbastanza spesso: il fatto che durante la procedura di formattazione, che vi ricordo comprende la disinstallazione dell'icona dal, dal, um, dal desktop, formattazione e reinserimento dell'icona sul desktop durante questa cosa a volte può succedere che ci sia un errore in quel caso la procedura si interrompe ma non vi preoccupate perché è una cosa comune basta provare più volte fino a che non ci riuscite ok come vedete questa volta è andata a buon fine l'inizializzazione del disco perché è arrivato al 100% e a questo punto sta copiando l'installer sulla chiavetta ecco qua, tutto è andato a buon fine, la procedura è terminata ci ha messo un pochino, ci ha messo più o meno una mezz'oretta quindi non abbiate fretta, eh. ci mette più o meno una mezz'oretta quindi non abbiate paura che qualcosa stia andando storto semplicemente voi aspettate, aspettate fino a che il terminale non ha finito il suo lavoro a questo punto la pennetta USB è pronta possiamo spegnere il nostro terminale chiuderlo e siamo pronti a utilizzare la penna. Bene, a questo punto come vedete ho cominciato a registrare con l'iPhone. La prima cosa da fare è andare a spegnere e riavviare il nostro Mac tenendo premuto il solito tasto Alt per far comparire tutti i volumi avviabili. Come vedete abbiamo il nostro Macintosh HT e la chiavetta di AGSR che abbiamo realizzato. Andiamo a selezionare la nostra chiavetta e andiamo ad avviare da lì. Aspettiamo un pochino, perché può darsi che ci vogliono svariati minuti, anche 5-6 minuti, prima di questo particolare riavvio, quindi non preoccupatevi, aspettate. Io qui, come vedete, ve ho velocizzato molto, ma sono passati almeno 5-6 minuti prima dell'arrivo delle utilities, quindi non vi preoccupate, voi semplicemente aspettate che la barra abbia terminato la sua corsa. Ormai ci siamo quasi. Ecco qua. Come vedete, la barra si riavvia, dopodiché la seconda volta scorre velocemente fino a che si arriva alla schermata solita delle utilities di macOS. Qui andiamo ovviamente a selezionare dischi utility, utility disco in italiano, e da qui andiamo a selezionare il nostro Macintosh HD o comunque si chiama il vostro hard disk, andiamo a, a cliccare su inizializza, confermiamo il nome, lo cambiamo, dipende da quello che volete fare, e come vedete qui già vi dà l'opzione di Apple Sysfun. Apple File System oltre a Mac OS le solite quindi se volete potete cliccare già da qui su APFS io eh, so che se non avete un SSD eh, non dovrebbe ancora essere compatibile ma eh, dal momento che in questo MacBook Pro ho un SSD io seleziono APFS fin da adesso perché non voglio correre il rischio di ritrovarmi con il vecchio file system come la volta scorsa con la beta quindi, Seleziono direttamente APFS e vado a inizializzare. Come vedete la procedura è rapidissima e già finita praticamente. Dopodiché clicchiamo su fatto, andiamo a chiudere, e vedete adesso il Macintosh HD è vuoto, andiamo a chiudere l'utility disco e torniamo automaticamente alla schermata delle utility di macOS. E questa volta andiamo a selezionare installa macOS. E da qui parte la solita classica procedura guidata. Clicchiamo su Continua. Abbiamo la solita licenza che dobbiamo accettare. Quindi clicchiamo su Accetta. Di nuovo su Accetta. Andiamo a scegliere il volume su cui andiamo a installare IG in questo caso il Macintosh HD o comunque si chiama il vostro RADisco ovviamente. Anche in questo caso, come vedete, non c'è un'opzione di scelta del file system. Anche in questo caso ho velocizzato molto la tempistica perché ci sono voluti svariati minuti, quasi 10 minuti prima del riavvio. Quindi non vi preoccupate, anche in questo caso, semplicemente voi aspettate. Ed eccoci qua, a questo punto parte la sezione principale della procedura. Come vedete, la barra si eh, riempie e ricomincia, si riempie e ricomincia da capo, svariate volte in questo caso io ho velocizzato moltissimo il tempo fino a che vi viene fuori una tempistica, nel mio caso erano circa 12 minuti dopodiché aspettate fino alla fine del conto alla rovescia e alla fine del conto alla rovescia vi ritroverete con la solita schermata di pervenuto con la classica procedura di settaggio dell'account utente anche in questo caso io vado a velocizzare un pochino perché tanto è sempre quello, dobbiamo mettere la nazione, la tastiera, selezionare il wifi se vogliamo, lasciamo perdere, accettiamo la licenza, creiamo l'utente, eccetera, eccetera. E a questo punto abbiamo bello che fatto. Il tutto mi ha preso più o meno un'oretta. Dal momento in cui ho riavviato il MacBook, quindi in teoria non ci vorrebbe più di tanto, diciamo così. Ed eccoci qua nella schermata iniziale di iX Sierra. Come vedete, tutto è andato a buon fine. Per quanto riguarda il file system APFS e tutte le novità di XR, Sierra, eh, realizzerò un ulteriore filmato più avanti probabilmente il prossimo in cui andrò a spiegare con calma quello che ho anche io imparato riguardo a queste eh, nuove cose per adesso io mi fermo qui perché non voglio farla troppo lunga e, mi raccomando date un'occhiata alla pagina facebook al sito e via dicendo io vi invito a lasciare un mi piace ricordate che in descrizione troverete il link per scaricare i tools per creare la chiavetta il comando da terminale per realizzarla via terminale e via dicendo. Se avete apprezzato questa guida, mi raccomando lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. E ci vediamo alla prossima volta.